Dei ragazzi polacchi stavano facendo dei graffiti in quello che sembra essere ormai un paesino fantasma, tutto abbandonato. Le cose stavano andando per il meglio, fino a che ad un certo punto non fanno un incontro davvero inquietante. Qualcuno con un aspetto davvero strano può essere visto come fluttuare sul tetto di una casa. Quando il ragazzo lo nota, entra nel panico e comincia a correre, mentre quella cosa inizia a seguirlo. Il ragazzo comincia a correre con tutto il fiato che ha in corpo e riesce finalmente a scappare per poter raccontare ciò che aveva vissuto. Ed anche se la cosa potrebbe non sembrare di natura paranormale, è di certo terrificante, ma soprattutto pericolosa. Ora però dimmi, tu cosa avresti fatto in questa situazione? Ma soprattutto, perché quella strana persona lo stava inseguendo? Mariana Ramos racconta che suo padre stava assistendo alla messa di Natale nella chiesa locale. Nel mentre decise di inviarle un video per renderla partecipe. Quando la ragazza guardò il filmato, le venne la pelle d'oca. Ora, osserva anche tu. Tra i parrocchiani in festa che celebravano il Natale, si può vedere una persona strana, molto pallida, senza tratti somatici distintivi e con occhi scuri ed incavati. Mariana in seguito domandò al padre chi fosse quella persona, il quale rimase anche lui abbastanza confuso, poiché era certo che non ci fosse nessuno con quell'aspetto in chiesa nel momento in cui stava registrando il video. Così lo inviarono agli altri parrocchiani, ma nessuno fu capace di riconoscere quella strana persona che si vede nel filmato. Dopo poco però le cose si fecero ancora più strane. La donna infatti racconta che alla fine una persona riconobbe quella strana presenza. Il vecchio sacerdote della chiesa disse che quella persona somigliava molto ad una donna anziana che stava sempre nella parrocchia, ma che ormai era morta da tanti anni. Ma allora potrebbe trattarsi davvero di un fantasma? O è solo un caso? Come sempre, la decisione finale spetta a te. Una donna di nome Rebecca stava cercando di registrare un forte temporale che si stava verificando nella cittadina di Perth, che si trova nell'Australia occidentale. Il tutto si è verificato all'inizio di giugno del 2024 e mentre la donna registra da dentro casa sua, cattura senza accorgersene qualcosa di molto strano. Nel video si distingue molto bene una massa oscura che vola in cielo.
inizia nella parte bassa dello schermo, per poi sollevarsi lentamente sopra il tetto di una casa ed infine salire sempre più in alto nel cielo. Qualunque cosa fosse, si muove in cielo e, secondo la donna, lo avrebbe fatto per circa 7 minuti fino a che non è svanito dalla visuale. La donna dice che si muoveva lì attorno come in cerca di qualcosa e che lo ha notato solo verso la fine, quando ormai era lontano e a causa del temporale non è potuta uscire per seguirlo. In ogni caso, tu cosa credi possa essere questa strana cosa oscura che si muove in cielo durante il temporale? Un venerdì pomeriggio, a Dope-Lausas, in Louisiana, un uomo di nome Turner si fermò in una stazione di servizio per rifornirsi di benzina, quando d'improvviso nota qualcosa di molto strano dentro ad un autobus scolastico vuoto parcheggiato dall'altro lato della strada. Empty bus. My empty bus. Si vedono chiaramente delle strane ombre di bambini che si muovono dentro l'autobus, anche se il veicolo è fermo ed è completamente vuoto. L'uomo dice di essere arrivato fino all'autobus ed averci girato attorno, ma non ha visto niente e nessuno che spiegasse quella strana apparizione. L'uomo se ne andò da lì stranito e spaventato. L'uomo andò via da lì confuso e spaventato, decidendo di caricare il video sulla sua pagina Facebook, dove raggiunse velocemente milioni di visualizzazioni. Da quel momento il mistero delle ombre dei bambini nell'autobus continua a non avere una spiegazione. E tu ce l'hai? La maggior parte delle persone hanno ricordi felici dei giorni passati in spiaggia con la famiglia. Però questo filmato, registrato alla fine degli anni 90, mostra qualcosa che non può essere di certo annoverato tra i bei ricordi per questa famiglia. Mettendo da parte la qualità della clip, possiamo vedere un bambino che cammina nella sabbia, quando, improvvisamente, qualcosa dall'aspetto umanoide, ma completamente oscuro, compare da dietro un albero e comincia a correre ad alta velocità lungo il limite della spiaggia. Il bambino sembra averlo anche visto, infatti lo segue con la testa. Ma la domanda è: che cos'era quella cosa? Hai una possibile idea di cosa possa essere? Come sempre, fammelo sapere con un commento. Noah è un ragazzo normale, non è né uno youtuber né un influencer di alcun tipo. È solo un ragazzo che ha caricato un video su YouTube riguardante una cosa che gli è capitata e che lo ha lasciato terrorizzato. Una notte Noah stava guidando su una strada oscura in mezzo ai boschi di Sun River, in Oregon. Era alquanto stanco, così decise di entrare in una strada sterrata laterale della principale per riposare un po' nel retro del suo pick-up. Come starai immaginando, le cose però non sono andate affatto bene. So I was originally not gonna make this video, but a few days ago I was camping in Sun River and what I thought would be a good location to pull over to the side of the road in like this forest area and sleep, which I thought no one was really around. I'm currently sleeping in the back of my truck right now. I don't even know what time it is, and there's someone walking around my truck right now. If you can hear that,
It's pretty loud. He's been walking around for like 20 minutes already. My in my cab though. I don't really know what to do. I'm a little freaked out right now. And it's like pitch black outside. Probably like 2 in the morning. And he just keeps walking around. And he's like really close to my truck. I've never been this scared. And like, this doesn't make any sense because I parked somewhere where you couldn't see. No one was on that road. He's literally knocking. He's literally knocking on my truck. The canopy, the back door's locked. I can never been scared before ever. I don't think he knows that. Alla fine, chiunque fosse quella persona, andò via lasciando Noah da solo. Però, non appena sorse il sole, Noah andò via di lì ed uscì in seguito a controllare tutto attorno alla sua macchina, notando alcune tracce davvero particolari. So, I'm back home, this is the day after. He was trying to peek in my truck quite a bit with all these marks. I didn't even notice until I got home. Handprints there, a lot of scratches. Stuff like that, dragging his finger on my side of my truck, looks like to be trying to get inside my truck. That's really all I could tell from when he was walking around. That's new. Don't know how that got there. More handprints trying to get in my truck. At least the back canopy was locked, but yeah, that was the result. So that was probably the scariest camping experience I've probably ever had in my entire life. Ora, la cosa più strana di tutta questa storia è che Noah si era parcheggiato fuori dalla strada principale in una foresta in mezzo al nulla a notte fonda. E chiunque fosse quella persona che si muoveva lì fuori, non aveva una torcia e non ha mai pronunciato neanche una parola. Ma allora chi era e cosa voleva? Forse Noah ha avuto davvero tanta fortuna a non averlo scoperto. Questa è la storia di un vecchio hotel che si trova in Texas, lo storico Hotel Jefferson, di cui abbiamo già parlato altre volte. Costruito circa 170 anni fa, fin dall'inizio, girano voci sul fatto che sia infestato. Ed è proprio per questo motivo che un appassionato di soprannaturale lo comprò e adesso documenta tutti gli strani eventi che si verificano al suo interno. E uno in particolare risulta davvero interessante. Guarda con attenzione. Here's a video that happened in our downstairs hallway. We don't get a lot of activity in the downstairs area, but in this particular area the cameras went off right here and said there was motion. We do have a camera right up here pointing that way. So in a second, I'm going to show you a weird clip of something either peering out of that doorway or some unknown object coming out. I don't have a good explanation for it, but I'll show you the video. Verso le 3:44 del mattino si vede quella che sembra una ragazzina affacciarsi da una delle stanze. Questa apparizione avanza lentamente verso il corridoio prima di ritornare dentro la stanza. Però questa non fu l'unica cosa strana registrata quella notte. In un altro corridoio dell'hotel apparve questo.
A quanto pare, questo hotel nasconde molti misteri. Ma devo domandarti, tu avresti il coraggio di passarci una notte lì dentro? La prossima è una cattura molto interessante, fatta dall'esploratore del paranormale giapponese Katatsu del canale Binchu TV. Il ragazzo dice di essere andato ad esplorare un vecchio hotel abbandonato che si racconta sia infestato, ed anche se in molti sono scettici, ti assicuro che questa clip merita attenzione. La storia racconta che l'hotel sia andato in rovina dopo la morte del suo proprietario e il cui spirito si aggira ancora tra quelle mura. ん?閉まって、何今の? え? 何? ちょっと待って。 Katatsu sente qualcosa che si muove dietro di lui. Rapidamente si gira, proprio nel momento in cui una piccola mano pallida appare come per afferrarlo. Il ragazzo racconta anche che quando si è girato, vide davanti a sé una strana ombra che svanì proprio davanti ai suoi occhi. Potrebbe aver ripreso qualcosa di paranormale. Per valutare questa scena, bisogna osservare i dettagli, come la reazione non forzata del ragazzo, che sembra molto naturale e davvero spaventato. Come sempre, però, mi interessa sapere la tua opinione al riguardo e fammela sapere qui sotto con un commento. Inoltre non dimenticare di lasciare mi piace a questo video e di iscriverti al canale se non l'hai già fatto. Ed ora, se vuoi, puoi andare a recuperare i video usciti in settimana se non li hai visti. Io per oggi ti saluto, ma noi ci rivediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!